Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo una funzione dei fogli di calcolo molto interessante, ma anche molto facile da utilizzare e molto veloce. Come si fa a calcolare il numero di giorni lavorativi da una data di partenza a una data di arrivo? Allora, c'è questa funzione che si chiama appunto giorni.lavorativi.tot. Tot significa totale. Noi utilizziamo LibreOffice Calc, ma questo tipo di funzioni sono funzioni di base e quindi il loro funzionamento è identico anche per esempio in Microsoft Excel. Allora vediamo un foglio di calcolo semplicissimo. Data di partenza, mettiamo una data qualsiasi, mettiamo il 4 aprile del 2019, d'accordo? La data di arrivo, possiamo mettere una data qualsiasi, oppure possiamo utilizzare la funzione molto utile e carina, uguale oggi, aperta e chiusa parentesi, che ci dà la data di oggi. Ed ecco che vedete che ci scrive 30 ottobre 2020, in un formato diverso perché noi nella data di partenza avevamo forzato, diciamo, il formato con il nome del mese. Quindi vedete che nella data di partenza c'è 4 aprile 2019 e nella data di arrivo c'è 30/10/20, ma per questa funzione è assolutamente, diciamo, irrilevante il formato della data, perché tanto lui vede il vero contenuto della cella. Andiamo nella cella dove metteremo la funzione. Molto semplice, uguale, noi scriviamo giorni.lavorativi.tot, apriamo parentesi, vediamo che lui ci suggerisce che cosa mettere. Data iniziale, noi l'abbiamo chiamata data di partenza, e clicchiamo nella cella, è la cella A2, poi punto e virgola. Data finale, noi l'abbiamo chiamata data di arrivo, clicchiamo nella cella B2 e poi mettiamo l'elenco di date che cos'è. Noi dobbiamo dirgli se vogliamo che cosa riteniamo non lavorativo. Allora è semplicissimo, noi ogni giorno lavorativo della settimana ci mettiamo uno 0, ogni giorno feriale invece ci mettiamo un 1, quindi noi mettiamo 00 significa che lunedì e martedì lavoriamo, 00 significa che mercoledì e giovedì lavoriamo, 0 significa che venerdì lavoriamo, 11 significa che in questa settimana sabato non si lavora. Quindi molto semplice, nel punto e virgola ci vanno 7 numeri, 0 se si lavora e 1 se non si lavora, perché è quello che non deve calcolare, d'accordo? Quindi noi abbiamo messo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 5-0 perché si lavora. Sabato e domenica il nostro weekend dura 2 giorni. Se qualcuno ha un weekend che dura un giorno, si fa 0-1. Molto semplice. Un 1 per ogni giorno, diciamo, non lavorativo, le ferie, e gli 0 per i giorni che si lavorano. Chiusa parentesi. Facciamo invio e vedete che viene 400 giorni, 412 giorni lavorativi. Vedete che qui lui ci cambia, diciamo, il formato di questo tipo di opzione, ci mette 1-1, significa che è semplicemente quello generico, il sabato e la domenica non si lavora. D'accordo? Molto semplicemente noi possiamo fare, per esempio, se noi partiamo da il 1º ottobre, vedete, 2020, scriviamo per bene 2020. E poi qui ci facciamo il 31, cioè l'ultimo giorno di questo mese, 31 ottobre 2020. Vedete che i giorni sono 22, cioè in questo mese ci sono stati 22 giorni lavorativi. Rivediamo la formula molto semplicemente, uguale giorni.lavorativi.tot, che sta per totale, aperta parentesi, la data di partenza, 1º ottobre. Punto e virgola, la data di arrivo, vedete A2, punto e virgola, B2, punto e virgola, indichiamo la nostra settimana. Il lunedì non lavoro, 0. Scusate, il lunedì lavoro, 0. Il martedì lavoro, 0. Il mercoledì lavoro, 0. Il giovedì lavoro, 0. Il venerdì lavoro, il mio weekend inizia il sabato e la domenica. 1-1, semplicissimo, 7 stringhe per 7 giorni. Chiudo la parentesi. Faccio invio ed ecco i miei 22 giorni lavorativi con la funzione giorni.lavorativi.tot. Bene, grazie per aver visto questo video fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.